Allora, altrimenti non, io non ho nessun interesse a difendere Mittal, anzi, credo che siano venuti qui a speculare. Da qui nessuno di noi, ovviamente. Il problema può è molto banale. Mittal. Noi pensare, quando sento dire di Stefano una cosa così, che va bene, ma per i commissari l'avevamo messo, non va bene per gli imprenditori. Allora, domanda a questo punto: noi non mettiamo lo scudo, lasciamo andare via Mittal, dopo commissariamo e si mette lo scudo. Allora siamo doppiamente deficienti, perché allora fondamentalmente se va serve, bene per serve. I commissari, se serve, che facciamo? Andare via un imprenditore per metterlo per dei commissari? È chiaro che non sanno più da che parte raccapezzarsi perché litigano al loro interno, ma e non è anche la favola che stanno raccontando che lo scudo serve perché l'imprenditore può ammazzare la gente con l'inquinamento? Non è così, è chiaro che l'imprenditore si impegna a fare delle opere di bonifica e di risanamento ambientale, ma nel momento in cui arriva non può risanare immediatamente, se ci sono degli agenti inquinanti e il giorno mentre opera stanno inquinando non può essere responsabile mentre lavora per rimettere a posto. Questo è lo scudo che loro ancora non hanno capito, oppure fanno finta di non capire, tant'è vero che quando Di Maio era al governo l'aveva messo, poi hanno litigato, l'hanno levato, eccetera eccetera. Il problema qui non è, e provo a ripeterlo un'altra volta, non è soltanto ora l'emergenza Ilva. Finita l'Ilva, male, o come finirà, speriamo bene, Parterà l'Italia e saremo di a capo a 15. Il problema è che manca un progetto industriale, economico, una visione dell'Italia. Qual è la visione del paese?